La vita è fatta di sbagli, tentativi ed esperienza, come le rovesciate. Se ne provi una e non riesci, a riprova. Prima o poi la palla entrerà e la gioia ti farà dimenticare tutti gli errori. E beh, lui di errori ne ha fatti, ma li ha ripagati tutti. Ha fatto anche diverse rovesciate e gli sono venute molto bene. E adesso la gioia lo sta ripagando della lunga attesa. Signore e signori, è lui, Francesco Flachi, ben arrivato, ben trovato. Grazie, vero? Grazie, è un piacere. Come È stai? durato pochissimo, quindi va bene per i social, i miei gol. Ma ora c'è, aspetta, c'è tutta Ah, va bene, va l'intervista, bene, va bene. aspetta, aspetta. Sto Che benissimo, ti devo dire la verità, sto benissimo. effetto ti fa tornare al Franchi? Ho visto prima hai toccato un po' L'erba, l'erba. sempre un grande effetto. Sono tifoso della Fiorentina, ho vestito questa maglia per tanti tanti anni e delle volte ci penso e penso se quella che ho fatto alla Sampdoria lo facevo alla Fiorentina cosa sarebbe stato. Beh, la tua vita Essendo è piena di sliding doors. davvero, me le cerco un pochino, però ho sempre pensato a questa cosa qui. E poi alla fine mi dispiace che non sia successo. Beh, qualche gioia però ce l'hai regalata, eh? Sì, ma piccole gioie, ho Piccole. avuto il piacere di contribuire per la finale di Coppa Italia, qualche cosa in campionato, ma per come sono fatto io è sempre poco, perché non mi accontento mai, mi cerco sempre L'asticella più brava, alta. di mettermi in competizione con me stesso in campo e fuori dal campo. Beh, così stai bello attivo, ti tieni bello attivo. Assolutamente sì, nonostante l'età che ho sono sempre bello attivo e tuttora mi sta andando bene. Allora, senti, c'erano mille punti da cui partire per questa intervista, perché la tua vita è veramente piena di eventi, ma io ho scelto questo, che adesso mentre parliamo ce lo vediamo, che è il tuo ultimo gol. O insomma, Ma quello ti l'ultimo. sei aggiornata perché l'ho fatto anche domenica, ieri. No, Ah, eccolo, eccolo, sì, a all'altro. posto. Sì, il due pari di ieri praticamente. Regia, ti rimandano mentre si parla perché è troppo breve, dura 3 secondi quel video e quindi va Ma guarda, è benissimo. stato preso anche all'improvviso da un mio amico perché ha Esatto, detto me la gliel'ho sentivo che rubato facevi gol. dal tuo profilo Anche social, perché nelle si ultime due partite l'avevo abituato bene, perché sono tre partite di seguito e faccio gol. Gioco un quarto d'ora, 10 minuti e sto effetto bene. ti fa? Ti dico, cambiano gli scenari, ma le emozioni sono sempre le solite. Mi fa piacere, mi fa enormemente piacere, mi gratifica, perché non è stato per niente facile. Un po' stravolto un po' la mia vita, no? Negli ultimi 12 anni si è Beh, stravolta. direi. Passato dei momenti veramente difficili, è cambiato tanto e tutto. E quindi ho preso questa decisione qui di andare a Genova anche perché ho una compagna di lì e quindi dovevo un po', cambiare. Avevo questa occasione di lavorare, e questo mi ha fatto enormemente piacere. Poi da quando sono arrivato a Genova c'è un altro tipo di rapporto con la gente. La gente mi vuole bene, mi tratta non esagero a dire dal re per quello che ho fatto in campo, per quello. Si è vista anche l'accoglienza che ti fecero allo E quindi stadio, questo no? mi dà ancora forza ad andare avanti. In più poi dopo quando trovi una compagna che ti fa sentire speciale ed è speciale, questo ti riflette tutto in quello che fai giorno dopo giorno e ti devo dire sono felice. Tutto questo che sta avvenendo lo devo a loro perché mi fanno star bene e tutto quanto, però un pochino mi devo dire anche bravo a me stesso perché Eh sì. Hai non ho passato dei momenti veramente non belli. Ringrazio tenuto. i miei genitori, i miei figli, che nonostante tutto mi hanno sostenuto, non mi hanno fatto mai pesare niente. E come dissi
nel documentario, ho perso tutto, ma un giorno me lo vado a riprendere, e per ora me lo sto riprendendo. Esatto. Ma grazie a tutti, anche ai tifosi della Fiorentina, perché certo, anche a Firenze sei amatissimo. Sì, tantissimo, e questo mi fa enormemente piacere, perché io vivo di emozioni, vivo giorno per giorno. È un complimento, una pacca da un tifoso della Fiorentina, mi gratifica ancora di più, perché da Genova è più scontato, trovarlo da Firenze è più difficile. Quindi questo, ti farò avere commenti, mi fa enormemente che arrivano piacere quando uscirà l'intervista. Grazie, grazie. Andiamo per ordine, perché c'è tantissime cose da dire e vogliamo essere anche veloci, perché i tempi dei social sono veloci. Assolutamente, capito? Sì. Allora, hai scritto anche un libro, dietro al libro c'è un riassunto, c'è una frase molto importante che riassume un po' il concetto anche della tua vita, che dicevi adesso, no? Ci sono degli errori, si possono fare degli errori, tu riprova come in una rovesciata, sì, e poi la gioia del gol ti porta via anche la fatica che hai fatto. Assolutamente sì, perché penso sia un gesto difficile, no? In quel momento non pensi a quello che può succedere, ma speri quello che può succedere, no? Perché se la prendi bene e vai in porta, fai un gol, uno dei gol più belli della storia. Se non la prendi, rischi di fare figure. È un po' quello che è successo a me nella vita. Quindi da un anno a questa parte mi è cambiato tutto. E ti devo dire, devo ringraziare Andrea Ballerini, che è il presidente del Signia, che è partito, sì, tutto da lui, ma non era studiata al tavolino, è venuta da una sua idea, è venuta da una sua... non so nemmeno io da cosa gli sia venuta, e questa cosa mi è piaciuta. Era una sfida un po', bravo, una sfida dove mi sono rimesso in competizione, perché a me mi piace la competizione, sono uno che si mette in competizione anche con se stesso. Hai giocato, mi pare, una mezz'oretta, e avrei potuto fare anche di più, eh? Sì, eri già però subito poi con dopo l'asticella bisogna alzata. Sapere anche chi si incontra dall'altra parte, perché tante volte il nome importante può creare anche dei problemi, oppure può immaginare che il nome o che Francesco Flacchi venga, esatto, a rubare e posta a nessuno, ma non è così, no, perché Francesco Flacchi cerca sempre di essere corretto e onesto con tutti, per cercare di, lui si mette a disposizione per cercare di dare un contributo, esatto, sulla mia esperienza calcistica. Poi se qualcuno apprezza o qualcuno pensa male, si sbaglia alla grande. Maglia viola numero 14, questa, diciamo, primo ingresso a Signia dopo stata... 12 anni, così tanti anni di squalifica, una posizione è stato bellissimo, ti devo dire anche faticosissimo, perché è come una macchina che non è, è come una macchina che sta ferma a 12 anni e rinizia a ripartire, a rifare partire tutti gli ingranaggi, no? E man mano che si avvicinava iniziavo sempre a sentire le farfalle nello stomaco, come era, cioè, nel gergo castigo. 700 persone ti hanno fatto il coro, ma guarda, il tuo non coro me l'aspettavo, e ti devo dire, ho vissuto veramente delle emozioni come rivivevo ai vecchi tempi. Ringrazio tutta la gente di Firenze, perché nonostante tutto, da quando non mi hanno fatto entrare, mi hanno fatto lo striscione, mi sono stati vicini, e questo per me, come ho detto prima, dei tifosi della Sampdoria, mi ha dato sempre la forza di credere sempre in me e di non essere mai solo, perché delle volte in queste situazioni ti senti anche solo, e invece di andare avanti ritorni indietro. Invece grazie anche a loro ho potuto rendermi forte per superare giorno dopo giorno dolori, paure, e quindi siamo arrivati a quel giorno fatidico, e non era nemmeno facile, perché c'avevo DAZN che mi faceva il documentario, quindi bello, ero un po' timido, avevo sempre questa cinepresa dietro. Non sembravi tanto timido, eh? No, io perché visto ero io, infatti, esatto, c'è stato poca registrazione. Ma ti do anche una bella notizia: siamo candidati il 17 dicembre a Milano. Wow. Siamo in lizza per vincere il miglior film sportivo dell'anno. Bello, bellissimo, bello, bellissimo, emozionante. Meritato, questo, molto, fatto molto e bene. Questo praticamente poi il film si è svolto molto a Firenze. L'ho visto, sì, sì, sì. E quindi anche con gli amici dell'isolotto che ti portavano alla Fiorentina. Quindi se dovesse andare tutto bene, ma io ho già bello e vinto così, lo dedicherò e lo condividerò con tutti i ragazzi di Firenze. Hai ancora un sogno nel cassetto? Ho un sogno nel cassetto di poter far capire un giorno ai ragazzi quello che non devono fare e quello che devono fare. Allora lì sarò soddisfatto veramente. Perché non tutti sanno quello che possono fare, no? Perché nella vita si dice tutto che è impossibile, invece no.
se uno lo vuole può diventare possibile, ora dipende da che situazione, però se uno lo vuole può fare tutto. Io ti devo dire, a metà dei 7-8 anni era una sera con un mio amico, quando era una situazione non facile ed era ancora lontano, cioè c'era proprio l'inizio del tunnel per arrivare alla fine della squalifica, dissi prima o poi sarei tornato e ci sono riuscito. E quindi se uno vuole può fare tutto, però ho avuto anche la fortuna di avere tante persone che mi hanno dato mano e mi hanno incoraggiato a superare dei momenti non che non sono stati soli. Però poi dopo la cosa più bella è essere usciti da una situazione che giustamente prendi 12 anni e non ti caga più nessuno. Piano piano ti devi riformare, giustamente ho fatto degli errori, questi errori non sono stati belli, non sono stato un bel esempio e quindi dovevo subire anche questo. Però piano piano nella vita si cerca di migliorare e di cancellare. L'etichetta me rimarrà sempre, però poi dipende anche quello che fai, come ti mostri. E penso che poi la gente possa fare anche a meno di pensare a quello che fa. Capisce, secondo me. Allora, facciamo un passo alla volta. Torniamo a quando hai cominciato. Parliamo anche un po' della storia. Isolotto, piccolissimo. Abbiamo delle foto molto carine, rubate sempre in giro dal tuo profilo social o comunque da amici. Ecco, questa è una... Come sono ora, più piccolo di tutti. Una squadra di piccoletti, quanto ci avevi qua? Qui c'avevo 10-11 anni, mi sembra che era l'ultimo anno forse, 12 anni, perché ho iniziato 8 anni e sono andato via 12 anni dall'isolotto. Esatto. E anche l'altra foto carina delle sempre qua. Qui era proprio l'inizio, esatto. Qui era proprio l'inizio, quello lì a destra, a sinistra, dalla nostra parte, col giubbotto, è il figlio di Daniel Bertone. E c'era anche il figlio di Passerella a quei tempi lì, perché come insegnante c'era Miguel Montuori, quindi data la conoscenza vennero i figli di Passerelle e di Bertone. Vabbè, c'avevi un buon insegnante fin dall'inizio allora. Sono stato poco al NAG, 2 giorni. 2 giorni, pochissimo. E poi mi hanno buttato in prima squadra, cioè perché a quei tempi lì non c'era scuola e calcio, no? Passavi dal NAG a fare degli esercizi per valutare, 2 giorni sono stato. Vabbè, in 48 ore hai preso tutto. Sì, poi dopo ho iniziato, che poi io lì all'isolotto giocavo, sono nel 75, giocavo 75, perché a quei tempi si poteva giocare un 75 primo, 74 secondo, 74 primo. C'erano dei fuori quota. 73, e quindi io giocavo il sabato e poi la domenica, delle volte giocavo la domenica mattina e anche la domenica pomeriggio, facevo 3 partite. I miei genitori a un certo punto non crescevo, si erano spaventati, infatti il problema è che giocavo talmente tanto, quindi non davano respiro al mio fisico per crescere. No. E quindi ho dovuto un po' fermarmi per questa cosa qui. Vabbè. Però penso che quando uno c'ha la passione, come dicono ora, fai una partita sei già stanco. Io giocavo 3 partite perché eri piccolo anche, però ero piccolino, però c'avevo il baricentro basso, con la fortuna che mi manteneva quello, avendo le gambe grosse cercavo di contenere anche i contrasti con quelli. A proposito di Sliding Doors, 12 anni quindi sempre piccolino, in questo tour de force di partite che facevi arriva tutto. La chiamata del Napoli, sì, ringraziamo la mamma. Qui ringraziamo la mamma. Sì. Noi fiorentini ringraziamo la mamma anche perché Napoli offrì una cifra importante, insomma, a quei tempi lì si parlava più di 100 milioni. Lontano? No. No! È piccolo. La mamma chiamò Moggi a casa perché voleva sapere tutti i miei dati di nascita e tutto quanto, e iniziò la mamma iniziò a piangere. A piangere perché io a 12 anni dovevo trasferirmi al centro paradiso. Napoli mi ha cercato di farmi venire lì in tutti i modi, regalandomi la maglia di Maradona, guardando gli allenamenti di Maradona, lì per lì quando vedi un affare del genere lì rimane incantato, quindi non vedi l'ora di ritornarlo. C'è stato uno scambio di parole No, l'ho solo avuto il piacere di vedere con Fernando di Napoli, sì, e Crippa perché mangiavano alla mensa dei giocatori e quindi ho avuto il piacere di mangiare con loro. E poi mio padre vide, mia madre insomma era un po', diciamo, no, disperata, però una situazione insomma non piacevole. E riuscì, avendo conoscenza con Furio Valcareggi che hanno giocato insieme a Quarrata,
si trovò una soluzione per venire a Firenze. E ti e sei poi, fatto tutte le giovanili della Fiorentina. E poi grazie e poi a Pontello e a Egisto Pandolfini, il presidente Pontello, uh-huh. Egisto Pandolfini, uh-huh. E si trovò una situazione dove ci fu l'occasione che io venivo anche perché ero tifoso della Fiorentina, quindi... Chi era il tuo idolo da piccolo? Ma guarda, il mio idolo era fuori da Firenze, era Gullit. Ma non lo so perché può darsi che era uno dei primi giocatori con quelle treccine. Era il look. Era il look. E poi dopo, no, vabbè, poi dopo giocatore, è durato poco scherziamo. Perché poi dopo ho avuto il piacere di godermi Roberto Baggio in tutte le soluzioni. Infatti. Però poi più che crescevo, io sono uno, cioè, quando la massa andava da una parte io andavo dall'altra. Quindi poi dopo, tutti andavano da... Sono andato da Roberto Mancini. E quindi, però ho scelto bene, tutti e due. Non ho avuto buon gusto male, tutto, ho avuto male. Il piacere di vedere Roberto da vicino e me lo sono goduto dal raccattapalle perché ho visto tutte le sue partite. Senti, c'è un altro passaggio molto bellino, sempre legato alla tua famiglia e ai tuoi inizi, che se ho letto bene era la scommessa con tua nonna riguardo ai 5.000 gol. Lire. Ma come è nata questa? Ma la nonna era una tifosa? La nonna no, io avevo tutti, veniva il babbo, cioè il babbo veniva dopo, quella mi portava da tutte le parti, mio papà mi lasciava anche agli allenamenti la sera, uh-huh. Perché venivo portato dalla mamma, io facevo allenamento, era allenato anche da mio padre, mio papà poi dopo pensava, cioè non mi ha visto in macchina con lui, però lui prendeva e io rimanevo sugli scalini del campo dell'isolotto a aspettarlo. Se succede ora da denuncia. E quindi poi la domenica veniva il nonno, la nonna, lo zio, la zia, erano tutti presenti, tutti sempre presenti. Tutti. E ti devo dire, loro sono stati sempre calcisticamente vicini, come nella vita, certo. Anche fuori, però calcisticamente sono sempre venuti tutti a vedere. A proposito di Sliding Doors, l'altra interessante è quella con Deschamps, che per poco non finisci. Quella fu, sì, no, quella è bellina, è stata. Era il periodo che ero in scadenza di contratto con la Sampdoria. Deschamps mi voleva in tutti i modi a Monaco, mi venne a vedere due o tre volte, insomma, però io pensavo lì alla Samp perché era una situazione, era non facile, non eravamo ben messi in classifica, ero diventato un giocatore abbastanza, certo. Importante, quindi cercavo un po' di sviare tutte queste cose. A dicembre, nelle feste natalizie, vedo questo numero straniero, pensavo fosse un giornalista, mi fa, pronto Flachy? Sì, li feci. Flachy? Certo. Sono Deschamps, sì, io sono Platini, gli dissi. No, guardi, mi scusi mister, tutto quanto... fu bellina, anzi, mi fece enormemente piacere anche perché certo. Lì a ora, a parte feci quasi 60 reti in 3 anni di campionato, mm-hmm. In Serie B alla Samp, di gratificazione ho avute poche. Quindi la chiamata di Deschamps, Monaco, andare a Monaco, alla città. Ci hai pensato un po'. Ti devo dire, ci ho pensato, ma poco. Sì, sei abbastanza istintivo, diciamo la verità. Perché a me mi piace, se andavo a Monaco, è la città più bella del mondo. Mi davano una barcata di soldi, ma quanto l'avrei mantenuti quei soldi lì? Anche perché andare a boteare un appartamento casino e tutto quanto, io meglio, penso di essere stato Genova. Bravissimo. E quindi no, ma poi quindi sei stato quasi saggio in questo a prescindere decisione. No, sono stato più saggio perché ero attaccato alla, certo. Sampdoria, perché mi ha dato la possibilità di rimettermi, non avresti avuto lo stesso cuore, e poi andare via in quella situazione lì sarebbe brutto. E poi speravo sempre, perché la famiglia Mantovani stava lasciando la Sampdoria, subentrava Riccardo Garrone, e quindi poteva un po' cambiare le sorti come le ha cambiate. Allora, torniamo alla Fiorentina. Il giorno dell'esordio. Il giorno dell'esordio è stato a Cesena. A Cesena, e ti devo dire la verità, quello che mi ricordo è che mi sono tremate le gambe tutto finché non entravo in campo, mi tremavano, muovevo sempre le gambe, per l'appunto stavo accanto a Stefano, a Pioli, a un certo punto mi fermo e mi mise la mano sulla gamba, ferma, è una partita come le altre, quindi stai tranquillo, gioca come sai, non ti preoccupare. Quella partita lì non fece, e fu bellina anche perché mia madre, mia zia e mia nonna vennero col treno speciale. C'avevi sempre 5.000 lire, no? Sì, ma lì era poi, aumentato, no, lì però. In casa avrei aumentato, no? Quindi anche mia nonna, se avesse voluto fare la furba, ci guadagnava, perché i gol sarebbero stati sempre di meno.
E quindi fu tutto di famiglia, come siamo noi, siamo gente di normale, di popolo. I miei genitori vennero col pullman, col treno dei tifosi speciali. E quindi però io penso che l'esordio vero, l'esordio più importante l'ho fatto la domenica dopo. In casa? In casa, col Palermo, davanti ai miei amici. Davanti al 15 giorni prima ero in curva Fiesole, 15 giorni dopo salivo le scale per entrare all'Artemio Franck. Avevo la maglia numero 10 e sapete quanto è importante quella maglia, l'hanno portata i più forti giocatori, Roberto Baggio, Giancarlo Antonioni. E i primi lì. Quindi fu una partita straordinaria, bellissima. Mi consacrò, quel ragazzo gioca bene perché feci 2 o 3 assist, giocai veramente alla grande, ma la cosa bella è che fu tutto naturale come se era giocare con la primavera. E poi piano piano siamo iniziati a salire. Il gol più bello? O l'assist? Cioè il momento più bello? Questo è più recente. Questo non è che la fanno in tanti. Tra l'altro. Te l'ho fatta anche di ieri. Esatto. Ma guarda, io penso, ti direi il primo gol, anzi, come ho scritto, ho regalato quella maglia lì a un ragazzo speciale, a Stefano Panzieri, che è un grande tifoso della Fiorentina, uno dei rappresentanti della curva Fiesole, che è innamorato di me. Come l'ho autografata, la maglia più importante lo do a una persona importante che ha fatto tanto per la Fiorentina e per i tifosi della Fiorentina, e tuttora lo sta facendo. Il gol è stato bello, ma la cosa più bella è andare sotto la curva Fiesole. La corsa sotto la curva Fiesole fu qualcosa di unico, irripetibile, perché tu nasci fiorentino, sogni di fare la tua carriera, quella lì, andare proprio sotto i tuoi amici, che vedevi i tuoi amici venire lì al vetro. Che pazzesco. Quindi te lo sogni, io l'ho vissuto. E quindi è stato quello per me la cosa bella. Il gol è normale. Sì, sotto sì, la curva sì, Fiesole non è normale. Non è da tutti i giorni andare. Bellissimo. E quindi se metti un tifoso, tutti i tifosi della curva Fiesole ti diranno: fare un gol ma andare sotto la curva Fiesole e esultare. Ci credo. Penso che sia la cosa più bella. Sia la cosa la partita bella. Non te la chiedo, è quella della Coppa? La partita, quella della Coppa, assolutamente sì, perché è stato un anno un po' particolare, giocai poco, poco e niente. Beh, c'avevi... Vedi, un po' ti rispecchia un po', ti stiamo parlando di 25 anni fa, no? Sì. A oggi ti rispecchia un po', perché sono stato tutto l'anno senza mai giocare, poco e niente. Perché Ranieri fece delle scelte, voleva che io andassi a giocare in prestito, Cecchigori non voleva. Diceva che era il suo diamante, lo so, però se tu mi tieni in cassaforte non si valorizza. Si valorizza, ma con il tempo te. Giusto. E quindi siamo arrivati alla fine e io stavo meglio di tutti, forse perché non avevo mai giocato e tutto quanto. Quindi Ranieri vide questo, ho avuto il grande apporto di Bati. Che ti diceva Bati? Bati è stato un maestro. Se io sono diventato un giocatore, oppure i giocatori della mia generazione sono diventati giocatori, lo devono a questi giocatori qui che ci hanno insegnato il valore dello spogliatoio, l'allenamento, cosa si doveva fare, quello che non si doveva fare. Quanti schiaffi ho preso, pacchine, quante volte me l'ha dette, per cosa? Quante volte mi ha rimproverato, ma per tutto, per delle cazzate, per delle stupidaggini che facevo io, nel senso, ero normale, senso, però lui voleva che io mi comportassi diversamente, perché quello più che più serio è quello più che ti era la dedizione all'allenamento che ti portava alla partita, perché in quello lui è stato un animale. Io non ho mai visto, non vedrò mai un giocatore che è arrivato nel 93 che faceva fatica a stoppare. Io lo definisco una rana che è diventato un cigno. Non un c'è principe, male. Diciamo? Ho detto una bischerata, un principe. No, che si trasforma radicale, in un principe. Va bene. Però è stato
è stato devastante lui, la forza che aveva dentro, la voglia che aveva nell'andare a migliorare giorno dopo giorno la sua tecnica, la sua qualità, e se quello che ha fatto l'ha fatto. È un consiglio che ti porti in tasca, tipo che ti ha dato lui o un altro? L'ultima volta che lo vidi al Calcio Storico mi fece anche un po' arrabbiare, ti devo dire la verità. No, nel senso, perché aveva ragione. Mi disse: c'ho un rammarico su di te. Mi dissi: perché? Perché non ti ho fatto diventare un giocatore che potevi esserlo. E lì mi detto un po' no, nel senso, perché aveva ragione. Non ho capito, certo, non è stato un complimento. No, sai, però lui te le diceva lo fa. È stato. Però ho avuto anche effetti. La fortuna di giocare anche con Rui Costa, un signore. Con Padalino, con Amoruso, con Piacentini, Massimo Orlando, cioè loro mi hanno cresciuto, poi io non so se ho appreso, nel senso, però a prescindere dai miei errori, dalle mie un po' cazzate, ho preso la dedizione di gestire uno spogliatoio, perché poi man mano che crescevo ho imparato anche questa cosa qui, mi assumevo più responsabilità, poi delle volte, come ho sempre detto, il sangue al cervello mi arrivava pochissime volte. Questo sarebbe bello veramente farci un, non lo so, tipo, sai, quelle citazioni. No, ma ormai io poi l'ho fatto tutta la luce del sole, quindi non mi nascondo più, sono cose. Senti, questa è una domanda difficile. Allora, data la tua esperienza, anche appunto di periodi non facili, periodi dove giocavi meno o segnavi meno rispetto ad altri. Che consiglio, abbiamo parlato di quello che ti è venuto a mio figlio qui accanto a me, non buttare mai via un minuto di allenamento e un minuto di partita, perché è quel minuto che ti può far cambiare la tua vita o il tuo campionato, le tue cose. Mini Flacchi, vieni qui. È lì, dai, vieni, facci un salutino veloce. Posso girare la telecamera. Ho perso tanto per delle bischerate mie, per le mie, come posso dire, mi viene la parola, aiutami, superficialità, perché se capivo un attimino, per esempio non giocavo, la colpa era dell'allenatore. E non pensavo io che l'allenatore mi dasse dell'input per capire che te sei bravo, se non giochi è colpa tua. No, se non giocavo. Poi mi allenavo, non giocavo. Non mi alleno, poi tanto io sono il ragazzo che gioca bene e qui là invece sbagli tutto. Quando non giochi, quando hai due minuti, se ti buttano dentro devi dimostrare all'allenatore che hai sbagliato. E allora giocherai tante volte. Io anche lì ho buttato via un paio d'anni e forse è lì che ho perso la Fiorentina. E invece quando il periodo magari è negativo e l'impegno c'è ma la palla non entra, devi che aspettare, si deve fare? Ho imparato che devi aspettare, perché se sei bravo piano piano ti ritorna tutto. Devi essere bravo a metterti in un'altra situazione. Poi quando giochi piano piano assimili esperienza, no? Devi capire quando lo capisci, quando è il momento e tutto ti va bene, c'è il momento, allora è lì che ti devi mettere a disposizione della squadra, non devi strafare, perché se esageri è quando vai nel pallone. Invece è lì che ti devi mettere a disposizione la squadra, fare le cose semplici e cercare di far stare bene i tuoi compagni, poi le cose piano piano ritornano tutte e poi inizi a rifare i gol di tutto quanto. Il calcio è sempre questo, il calcio non cambia. Sono gli scienziati a far voler cambiare il calcio, ma il calcio è sempre quello. Anche il e gli scienziati del calcio se ne sono pochi e non capisco. Senti, il mister italiano piace? Il mister italiano mi piace. Mi piace perché ha personalità, ha carattere, è quello che trasmetteva lui in campo. Quello che faceva lui in campo era uno che aveva della personalità e aveva anche un bel piede, era anche bravo anche tecnicamente, ha avuto il piacere, anzi ho anche una sua maglia, suo figlio gioca insieme a mio figlio e non ho mai avuto l'occasione di rivederlo, non ci siamo mai incontrati, però secondo me deve anche delle volte, parlando da fuori, vedendo un attimino, io sicuramente non sono migliore suo, però vedendo un po' la situazione, devo un attimino di cercare anche ora che è un attimino in difficoltà, perché lui in difficoltà non c'è mai andato, perché da quando ha iniziato ha sempre fatto bene e da qui poi si forma l'allenatore, di cercare di trovare una soluzione, il piano B, perché in questo momento la Fiorentina sta facendo fatica, di cercare un attimino di adeguarsi ad altre soluzioni, non solo alla sua, ma non è facile per un allenatore, perché quando hai
un successo in quella maniera lì, è giusto che tu vai avanti, è giusto che tu porti, però delle volte poi dopo non ci sono sempre i soliti giocatori, quindi devi essere bravo un attimo. E lui secondo me avrà sicuramente una grandissima carriera. Il problema è che lui ha avuto tutto subito, quindi ora deve essere bravo a gestire questa situazione. Poi sai, è una piazza più grande questa, e non è facile quando le cose vanno male. Certo. Se vanno bene qui ti danno tutto e non ti abbandonano mai. Allora, chiudiamo con l'ultima foto, che è sempre sul tuo profilo. Abbiamo parlato dei mini Flacchi, che non si vuol far vedere, però è un giocatore della Fiorentina, ovviamente under 16, quindi sei ancora nei piccoli, siete insieme in paragone. Abbiamo già parlato dell'augurio, parliamo di cos'è per te, e magari potrà essere anche per te, la maglia viola. Ora, in questo caso, ovviamente, ci viola, sono questi gigli sono, che manifestano, e sono, poi ci sappiamo. Sono e sarò sempre tifoso della Fiorentina, la mia squadra del cuore. Tante volte mi dicono: te sei tifoso della Sampdoria? No, io non sono tifoso della Sampdoria. Io sono tifoso della Fiorentina perché sono nato a Firenze, sono fiorentino e sono tifoso della Fiorentina. Io ho giocato 8 anni calcisticamente, mi hanno dato tantissimo i tifosi e mi stanno dando, ma il mio rapporto con i tifosi della Sampdoria è un rapporto che va al di là del certo. calcio. Non è perché io ho fatto 8 anni lì, il rapporto che c'è e che ci sarà e che c'è sempre stato è perché c'è stato un rispetto, io con loro e loro con me. E quindi, però, ho sempre detto anche a loro che io sono tifoso della Firenze. Io ho solo un tatuaggio sportivo, è il Giglio di Firenze. Quando mi hanno dedicato lo striscione allo stadio e mi sembrava giusto ringraziarli in quella maniera lì, ho il Giglio sulla gamba di Firenze. Cioè, e non mi sono fatto il tatuaggio cuore. della Sampdoria perché avrei mancato di rispetto ai tifosi della Sampdoria. Perché mi voleva ruffinare il tifoso e avrei mancato soprattutto rispetto ai miei amici. Allora, che babbo sei? Che babbo è come tifoso, diciamo, babbo bordocampo, tifoso padre? Perché i genitori potrebbero essere tremendi talvolta. Oh, guarda, io ti devo dire la verità. All'inizio... Com'è? Quando giochi male. O no? Ti brontola tanto? Ah sì, vedi? La voce della verità. Non mi fa venire a vedere le partite. Allora tanto. No, perché ho avuto un po' di insegnamenti da mio padre, che poi alla fine poi aveva sempre ragione. Quando giocava male era apriticello. Quando era anche più grande. Nel settore giovanile è capitato. È genetico? È capitato poche volte, nel senso il settore giovanile, perché giocava più bene che male. Però quando capitava era pesante. C'ho sempre quell'immagine, ho raccontato, no? Che quando tornavo a casa già finiva la partita, non c'era già lui a prendermi, a riportarmi a casa, già iniziava a dire, c'aveva la mamma, faceva mamma, ma allora il babbo, ma non mi voleva di nulla. E quindi io arrivavo a casa, già lo trovavo sul divano, con i piedi sul tavolo e accarezzava il gatto. No, non mi diceva niente, poi sai, mio padre è mezzo polacco, quindi traspariva poco. Era freddo. E quindi niente, mi mettevo di là perché poi era sabato, mi dovevo preparare per uscire. E quindi poi dopo è arrivata una certa ora che giravo, non sapevo come passare il tempo. E faccio via, esco. E si sentiva da là, esci dopo questa figura, diciamo. Aspettava giusto quello. Ero lì fermo tutto qua. A che ora torni? Ma alle 2, all'una a casa. Poi la volta dopo dovevo giocare bene, per forza, infatti. Esatto. Giocavo di bene, stimolo, beh, poi però, fare contatto. No, era questo, ma quando sono diventato che giocavo in Serie B, in Serie A, c'era delle volte che volevo aprire allo sportello della macchina e buttarmi, era devastante. Mentalmente era devastante, però c'era sempre ragione. E io quello che gli voglio dire è questo a lui, perché lui è bravo. È anche più bravo di babbo tecnicamente, perché ha delle giocate importanti, però deve essere più cattivo, deve essere più, come si dice a noi, scusatemi la parola, più figlio bip. perché il calcio non siamo amici, il calcio siamo uniti, siamo un gruppo, però poi dopo bisogna anche salvaguardare la persona. E quindi tirare fuori la grinta.
Brava, soprattutto quella, perché con la passione, col cuore ti arrivi da tutte le parti. Se hai la qualità arrivi ancora più in alto di tutte queste cose qui. E se abbini queste cose qui, non ce n'è per nessuno. Mini Flacchi, non ti preoccupare, Ma no per lui, te lo questo è un teniamo a discorso in bada. No, no, generale, certo, che era una faccia a battuta tutti. per Tanto chiudere. capisce. Ma che invece, guarda, è lì che prende appunti. Grazie, grazie Ma che, Francesco grazie a Flacchi, in bocca al voi, che vi lupo. devo dire, è sempre un piacere poi parlare della Fiorentina, cose della Fiorentina, è sempre un Aspettiamo il premio a piacere e dicembre. forza Viola. Noi ci saremo. Aspettiamo, vediamo, io ho già vinto, ti devo dire la verità, ho già vinto. Se arrivo primo, secondo, terzo, quarto, siamo in cinque, se arrivo quinto, io ho già vinto e grazie ai tifosi della Fiorentina, grazie ai tifosi della Sampdoria e soprattutto grazie alla mia famiglia. Grazie a te. A voi.